Nelle letture di oggi si possono cogliere diverse suggestioni pedagogiche, ma ve ne è una in particolare che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Si trova nella seconda lettura, in cui Paolo scrive ai Corinzi, ai cristiani di Corinto, che per lui annunciare il Vangelo non è un vanto ma una necessità. Guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questa espressione è anche molto forte, guai a me se non annunciassi il Vangelo, io credo che possa rappresentare in qualche misura un'immagine della consapevolezza della propria vocazione professionale da parte di un insegnante. Fare l'insegnante non è, o quantomeno non dovrebbe essere, una scelta di tipo residuale, come dire, dopo avere tentato altre strade e magari avere visto con disappunto che queste altre strade si sono chiuse, sono andate male, ecco, a un certo punto, in via residuale, mi accontenterò di fare l'insegnante. Chi accede alla professione dell'insegnante in questo modo vi accede con un carico di rimpianti, di ripensamenti, di remore mentali che non lo renderanno efficace e sereno nel proprio lavoro. Saranno premessa di un probabile, forse anche precoce burnout di tipo professionale. Mentre invece il buon insegnante, l'insegnante efficace, e lo attestano anche alcune ricerche di tipo pedagogico che io stesso ho compiuto, il buon insegnante è quello che, se interpellato in materia, risponderebbe: potessi tornare indietro, tornerei a fare l'insegnante. Ecco, questa postura mentale dell'insegnante consapevole di avere scelto una, non solo una professione, ma in qualche modo anche una missione di tipo educativo, viene ben descritta da alcuni testi di Gesualdo Nosengo, fondatore dell'UCIM, che parla proprio dell'insegnamento come professione e come missione. La missione non vuol dire essere meno professionali, ma vuol dire avere scelto con consapevolezza questa professione come un elemento che in qualche modo integra ed esprime il nostro modo di essere. E quindi potremmo dire, quasi evocando le parole di San Paolo, guai a me se non facessi l'insegnante.